Ciao a tutti, ecco il nuovo video. Vediamo come funziona una radio telecomandata. Come funziona? Dai, facci uno studio della radio. Sì. Lo vedi? Sì. Qua, con dove c'è l'attrezzatura, mixer, eccetera. Perché in realtà questa Radio Center Music era solo una radio. Mm-hmm. Poi anni fa è stata abbinata a una televisione, che è TV. Tu dici, come funziona la televisione? Mm-hmm. Te lo faccio vedere subito. Andiamo. Seguimi. Vieni a vedere. Allora, è fatta di tante stanzette come sì. questa qui. Vedi dove ci sono cavi, computer, sì. macchine, cavo di qui, cavo di là. Ogni computer che vedete qui dentro fa una Poi, cosa. Di qua invece abbiamo la sala di emissione, che come vedi è abbastanza complessa. Perché è così complessa? Perché prima la televisione fino a un anno fa era solo analogica, quindi c'era solo un canale. Adesso da qui escono 7 canali. Guardate con quanto amore questi cavi sono stati posati. Questa è una televisione. Di qua invece c'è la sala detta post prod, cioè la post produzione. Questa è una seconda regia, che è quella che in questo momento è spenta perché siamo di domenica mattina, ovviamente, certo, per cui nessuno sta producendo niente. Più tardi la utilizzeranno per fare il telegiornale. Andiamo allo studio. Scendiamo. E questa è la parte di studio generico dove vengono diciamo allestiti vari set dei programmi, certo. E ce n'è uno invece dedicato al telegiornale, che è qui. Vedete, dietro è tutto verde perché poi croma. C'è il famoso chroma key, dove è dietro che è messa una. Ma. Andiamo a vedere in redazione adesso nei nostri uffici. Eccolo. Che finisce sul videoblog di Mattia, eccolo. Ti abbiamo visto che guardavi un sito zozzo. No, no. Mattia sta videobloggando perché vai su YouTube, quindi stiamo facendo vedere come funziona la televisione. Bene. E questo, insomma, è la classica scrivania del giornalista, dove c'è un po', c'è di tutto. Il giornalista, cioè giornalista, sta lì tutto il giorno. Sta lì tutto il giorno. I camerini dove prepariamo le nostre puntate. Questo è l'altro trucco. E bene, spegniamo e potremo anche finire così, giusto? Sì.